tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Furto in bar tabacchi, ladri messi in fuga dai carabinieri. Auto e moto sulla pista ciclabile, protestano i residenti. Il turismo passa anche per una corretta informazione, sabato a Fano inaugura un nuovo punto IAT. Marco Masini in concerto con l'amico fanese Luca Vagnini. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Buonasera, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale. Sono le 20.30, edizione breve per dare spazio alla diretta dalla Polonia della Giornata Mondiale della Gioventù con il Papa. Cominciamo dalla cronaca. I carabinieri hanno messo in fuga una banda di ladri che la notte scorsa, poco prima delle 3, ha fatto razzia in un bar tabacchi, Leni Caffè, a Mirabello, nel comune di San Lorenzo in Campo. I militari, giunti sul posto dopo la segnalazione di una guardia giurata, hanno constatato che i malviventi si erano introdotti nel locale forzando la porta d'ingresso. Poi, una volta dentro, hanno asportato 60 stecche di sigarette e una modesta somma di denaro custodita nell'ufficio del distributore annesso al tabacchi. Nel corso delle ricerche i carabinieri hanno ritrovato un furgone Citroen Jumper utilizzato dai ladri per mettere a segno il colpo. All'interno del veicolo sono stati rinvenuti anche due bidoni contenenti tutte le sigarette rubate. Dalle indagini inoltre è emerso che si tratta di una banda itinerante che spazia dalle province di Ancona a quelle di Ravenna e di Pesaro e Urbino. I carabinieri ora chiedono la collaborazione dei cittadini. Chi avesse notato questo veicolo che vi abbiamo fatto vedere, informi subito le forze dell'ordine. Anche questa sera diamo spazio alle vostre segnalazioni, che come sempre per noi sono molto importanti. E questa sera andiamo in via del Moletto, siamo nei pressi dell'Arzilla, a Fano. I residenti ci hanno chiamato perché sono esasperati dal transito di auto e moto a qualsiasi ora del giorno e della notte. Capita a tutti di sbagliare strada, magari persino di imboccarne una in senso contrario a quello di marcia. Basta un attimo di distrazione, un cartello non visto, una zona che non si conosce per immettersi nella via sbagliata. Ma ci sono anche casi in cui volontariamente, per far prima, si imbocca una pista ciclabile in tutta tranquillità, rischiando la vita di ciclisti e pedoni che potrebbero transitare in quel momento. Questo è quello che succede in via del Moletto, dove inizia il tratto di pista ciclabile Fanno Fosso 6 ore e la situazione di certo non è sfuggita ai residenti che, nonostante le richieste di intervento al comune e alla polizia locale, attendono ancora dei provvedimenti. Dunque, qua c'era un paletto che evitava l'accesso alle automobili. Ecco, poi che cosa è successo? Succede che i giovani della notte lo prendono per passare con le macchine, lo buttano via o lo portano via, non si sa dove. Fino a un paio di mesi fa lo ritrovavo, o lo trovavo più in su, non è qua. Adesso mi sono stancato perché non trovo più, e allora comunicato in comune, nessuno risponde, nessuno viene a vedere. Allora abbiamo i bambini che vanno con le biciclette qui, andiamo a fare la spesa, ci troviamo le macchine dietro il sedere, è possibile? No, loro non ci credono, ma vedere non ci vengono a vedere, e allora com'è? Chi ha comunque l'accesso oltre a pedoni ciclisti? Io penso l'ASET e le forze di polizia, però l'ASET al mattino, anche loro possono essere, che tolgono il paletto e gli rimane difficile rimetterlo col lucchetto, perché una volta esisteva un paletto e un lucchetto. Lei ha anche avvisato i vigili urbani, quindi la polizia locale. Esatto, io sono 4 volte che chiamo, ma anche tutti questi altri signori chiamano. La polizia ci risponde, il piantone, noi non abbiamo ricevuto segnalazioni, l'ultima l'ho fatta ieri. Ieri ho chiamato la segreteria del sindaco e fortunatamente la signora ha risposto a mezzogiorno, ha reso la chiamata a mio marito, che avrebbe mandato questa mattina un tecnico. Però ho fatto anche presente che questa mattina sareste venuti voi di Fano TV.
E adesso vediamo, noi non sappiamo più cosa fare, le macchine qui scorazzano. Anche lei abita qua, giusto? Sì, sabato sera alle 9, l'ultima volta che io ho chiamato, perché tre macchine in fila proprio sono passate. Allora a un certo momento, ma signora è impossibile perché lei non devono passare. Allora non la chiamerei se non fosse una cosa che non devono fare. A parte gli scooteroni, che quelli ormai ci siamo abituati, ecco. Ma questo è solo uno dei problemi. I residenti infatti lamentano anche dell'incuria del verde pubblico, della musica troppo alta nei locali, in orari notturni, e della sosta selvaggia in via del Moletto. Dunque signora, è pericoloso? È pericoloso perché se voi considerate che le macchine vanno per questa via, se vengono giù con le biciclette è un guaio, finché che non capita qualcosa non prendono provvedimenti. Lei signora le ha viste sfrecciare quale auto? Io sì, ha voglia, tre, una nera, una rossa, una vana. Gli strigliamo, e io dico prendete la targa, ma come fai? Io da là sotto un po', a parte che non so la sveltezza, ma comunque... passano. Come no? E il motocicletone dentro, 102, davanti, dietro, dappertutto. E poi vai a dire qualcosa, mandano in quel paese. Sabato inaugura a Fano un nuovo punto yacht, si trova al porto di Fano. Nuovo look per l'ex sede del Genio Civile in via Nazario Sauro a Fano. Dopo i lavori di risanamento e di sistemazione del fabbricato, l'edificio è diventato uno spazio dedicato al turismo ed è pronto a riaprire al pubblico. Il punto yacht, informazioni e accoglienza turistica, verrà inaugurato sabato 30 luglio alle ore 19 e permetterà di arricchire il servizio offerto ai visitatori della città, se si considera che lo scorso anno è stata aperta la sede yacht in piazza 20 settembre e che è garantita l'apertura stagionale dell'ufficio di Torrette. Un lavoro virtuoso, congiunto fra enti diversi, abbiamo approfittato di uno degli ultimi finanziamenti della provincia di Pesaro Urbino, circa 75.000 euro, che hanno consentito il recupero di un manufatto significativo abbandonato da molti anni, che dava un'immagine di degrado, non bella per la città turistica. Si trova in un punto nevralgico, appunto tra le due spiagge, la confluenza appunto del porto, ma anche di Sassonia e del Lido, e quindi una struttura simbolicamente importante e molto visibile, che sarà aperta grazie alla collaborazione anche con personale dell'associazione albergatori con cui abbiamo stretto appunto una convenzione, anche nelle ore serali come dovrebbero stare aperti tutti gli yacht. La nuova sede, che rimarrà aperta tutti i giorni fino al 15 settembre dalle 10 alle 12 e dalle 19 alle ore 23, è frutto del lavoro congiunto fra l'assessorato alla cultura e turismo e quello ai lavori pubblici. Il comune di Fano ha partecipato con una somma di 10.000 euro per gli arredi e la sistemazione interna. In questo caso diventa un punto propulsore di informazioni, saranno date informazioni sui punti di accoglienza di Fano, quindi i nostri alberghi, i nostri camping, ma anche sulle manifestazioni che ci sono di carattere ludico, ricreativo, culturale, di itinerari enogastronomici, tutto quello che mettiamo in campo per accogliere bene un turista e per dargli diverse prospettive e possibilità. Tutto è filato via liscio e devo dire che anche l'immagine complessiva ha restituito un edificio piacevole alla cittadinanza. Un chilometro più là e 24 ore dopo invece alla Darsena Borghese ci sarà un altro taglio del nastro. La mostra, come al solito, tra... Si chiama Misteri, Mare e Miti, dal mito di Ulisse al mistero di Enigma, ed è la mostra che verrà allestita alla Darsena Borghese dal 31 luglio al 31 di agosto. L'iniziativa organizzata dalla sezione fanese dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia è stata incentrata su Tritoni, Sirene, il Titanic e la Bismarck, e non mancherà l'esposizione delle uniformi della Marina Militare. Durante l'iniziativa sarà possibile osservare e provare una macchina Enigma a quattro rotori. Si tratta di uno strumento messo a disposizione da un socio che veniva utilizzato prima per scopi bancari e poi per decifrare i codici nemici durante la Seconda Guerra Mondiale. La mostra sarà inaugurata domenica alle ore 17 per poi proseguire con la prima delle quattro conferenze in programma curata dall'ammiraglio Pio Bracco. La mostra sarà aperta ogni sabato e ogni domenica dalle 18 alle 22. Sarà corredata da alcune conferenze, una sul futuro del Mediterraneo, un'altra sulla storia e i miti del mare, la terza sarà sulla storia della Darsena Borghese e culminerà il 31 di agosto con una conferenza sulla macchina
cifratrice e decifratrice tedesca Enigma. Dopo l'invasione della Polonia, questo gruppo di scienziati si disperse, alcuni morirono, altri invece raggiunsero Bletchley Park, dove si era riunito questo team di oltre 4.000 persone che cercò di capire qual era il mistero di Enigma. Mistero di Enigma che non fu completamente risolto, perché le forze armate tedesche e in particolare le forze sommergibilistiche capirono che c'era la possibilità che qualcuno avesse capito la chiave del mistero e quindi chiesero allo scienziato di apportare delle nuove modifiche che consentirono poi la completa segretezza dei messaggi trasmessi alle forze navali. Durante l'evento, inoltre, i radioamatori di Fano lanceranno un messaggio ai loro colleghi in vari paesi del mondo per pubblicizzare la mostra e le iniziative dell'associazione. Come riuscirete ad avere poi la conferma del collegamento appunto andato a buon fine? Allora, il collegamento verrà, diciamo così, registrato su un log, che noi chiamiamo un log. Poi alla fine invieremo una cartolina, che è questa qui, da parte nostra, ai vari radioamatori, dove noi indicheremo l'ora, la frequenza, praticamente il nominativo del radioamatore, il suo nome e la sua, diciamo, paese di origine. E lui altrettanto manderà questa qui, un'altra cartolina, diciamo, lui fatta in maniera diversa, a noi. E quindi noi avremo la possibilità di registrare, di effettuare e di verificare il collegamento fatto. Durante la conferenza stampa, l'associazione fanese ha annunciato la pulitura della facciata della Darsena Borghese grazie ai fondi raccolti fra i soci e vari sponsor. L'intervento infatti non fa parte del programma di interventi in corso programmati dal Comune di Fano. La pagina degli spettacoli con il concerto di Marco Masini a Fano, che canterà insieme all'amico fanese Luca Vagnini, che tra l'altro lo sentiremo tra poco, è voluto intervenire anche sulla difficoltà di organizzare i grandi eventi nella città di Fano. Hai fatto un bel sogno, quelli belli per davvero. Tra poco più di 24 ore su questo palco della BCC Arena di Fano andrà in scena il live show intitolato L'Invisibile. Dunque la città di Fano è pronta ad ospitare un altro grande artista italiano, Marco Masini. Masini che sarà protagonista della serata, ma insieme al noto cantautore fanese Luca Vagnini. Ciao Luca, allora state proprio finendo le ultime cose, gli ultimi preparativi per dar vita domani sera a questo spettacolo tanto atteso. Sì, esatto, domani sera veramente non vediamo l'ora di fare questo grande spettacolo per tutti i fanesi insieme a Marco e speriamo che venga tanta gente, che sarà veramente, anche se il tempo vorrà, una bellissima, bellissima serata. Dunque il pubblico potrà anche ascoltare i vostri grandi successi. Sì, i grandi successi di Marco e i miei due dischi, il primo e soprattutto l'ultimo che è appena uscito, e tutto lo spettacolo sarà poi coreografato dal balletto di Titti e Ghemo e la Dance Academy. È possibile ancora acquistare i biglietti? Sì, assolutamente. Allora, il botteghino del teatro e nei punti di vendita Live Ticket e anche direttamente all'arena qui domani sera. In caso di maltempo è possibile rimandare la serata? Sì, purtroppo segna che potrebbe anche piovere il pomeriggio. Se non piove il concerto si farà, altrimenti si rifarà sicuramente nei giorni e nelle settimane seguenti. Luca, senti, in questi giorni sono emersi alcuni problemi per quanto riguarda l'organizzazione degli eventi, musica troppo alta, quindi restrizioni di decibel, eccetera. Voi avete avuto difficoltà nell'organizzazione? Ma guarda, innanzitutto ci tengo a precisare che insomma sono vicino all'organizzazione dello Sport Park, perché è una cosa che purtroppo una città come Fano, che può dare tanto e deve dare tanto a noi cittadini, non possono accadere queste cose. È un po' difficile veramente portare degli eventi grossi a Fano. C'è un po' poca collaborazione, ho trovato, per farvela chiara, ho trovato tanti manifesti staccati nonostante avessimo avuto il permesso e alcuni posti che non li hanno voluti attaccare nonostante io comunque li ho pagati e abbiamo avuto tutti i permessi per farlo. Quindi dobbiamo cercare di vivere e credere che Fano può fare grandi eventi.
Domani sera sicuramente riuscirete a dimostrarlo, in bocca al lupo. Domani sera, per quello che ci riguarda, è un grande evento. Io ce l'ho messa tutta, abbiamo fatto di tutto e di più, quindi niente, vi aspetto veramente domani sera alle 21 qui all'Arena di Tre Ponti, in zona Chiaruccia, a Fano. Tra poco la GMG sul canale 17 di Fano TV, giornata mondiale della gioventù che è iniziata oggi con l'arrivo di Papa Francesco, tantissimi giovani, molti anche dalla diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli-Pergola, così come dalla regione, dall'Italia, dal mondo. E oggi c'è stata la possibilità per due giovani fanesi, vale a dire per Damiano e Federico della parrocchia Santa Maria Goretti di Fano, del quartiere Sant'Orso, di salire sul palco e di fare questa animazione, ve la facciamo vedere. Federico, come here. Ho una maglietta gialla? Ho una maglietta gialla. Ho una maglietta gialla? Ho una maglietta gialla. A righe bianche e blu? A righe bianche e blu. Io me la sono messa. Io me la sono messa. Mettila anche tu. Mettila anche tu. E popopero, popero, popero, popò. E popopero, popero, popero, popò. Bene, e con questa clip ci fermiamo qui. Diamo spazio alla diretta da Cracovia, dalla Polonia, per seguire la serata in diretta su Fano TV della GMG 2016. Grazie per aver seguito Occhio alla Notizia. Buona serata a tutti.